Welcome back. Faccio un po' Babbo Natale, perché è vero, questo non si potrebbe effettivamente chiamare un episodio roba, perché avremo una sola area verso la quale sfogare le nostre voglie completistiche e in qualche modo appunto di interesse smanettone, ecco, mettiamola così, da spirito dell'esperto. Però vale comunque la pena valorizzare questo momento in una serie e appunto un capitolo molto molto lineare. Quindi inventiamoci un nuovo nome, una sorta di subordinato di quello che sono i roba. Cose. Andiamo. Ci vuole un momento di pausa con la trama e un momento toccante importantissimo, se non iconico, del franchise. E poi... Un altro episodio iniziato con un sospiro. È molto bello vedere come è stato creato un ambiente unico, no, per questo momento. Così come per me è un dono poter vedere i modelli dei personaggi a questa risoluzione, con queste texture così da vicino. Allora. Wonder what Uni will do, huh? Think she'll quit her pilgrimage? That's what you want, right? Well, if Uni really wants to keep going, then I guess I shouldn't stop her, you know? That's what I think anyway. È molto complicato. Se c'è una cosa in cui Final Fantasy X riesce a centrare il bersaglio alla grande, è la parte macroscopica della trama, l'ambientazione, la religione di Yevon, il culto dietro questa sorta di esaltazione della morte, per quanto nascosta, il modo in cui i personaggi si interfacciano con essa, il pellegrinaggio, Yuna, Yeone, vedrete, Sin, Ouron, Zanarkand, ecco, la storia di Final Fantasy X, la sceneggiatura, quindi comunque la scrittura, è veramente buona. Yuna's off in the woods. Kamari's with her, but maybe you should go too. Davvero, davvero buona. Maybe you should talk to her. Must be tough for Yuna. Provate a immaginare come possa sentirsi la fanciulla. È destinata in teoria a continuare un viaggio nel quale non solo morirà, ma ormai praticamente in una forma completamente diversa di inutilità. Non soltanto perché si intornerà, ma perché tutto ciò in cui credeva è molto, molto, molto marcio. E anzi, esalta, valorizza, premia, ricerca quella continuità. Yevon non vuole sconfiggere Sin. Yevon vuole che Sin rinasca. Capite? Questa cosa è potentissima. Guardate che belli i cristalli nel foreground, tra l'altro. Eccoci qua, ragazzi. Uno dei momenti più simbolici di tutto Final Fantasy. E non ho detto 10 apposta. I always thought that this would be easier somehow. I thought that everyone would help me, with all my friends together beside me. I've been trying so hard. Maybe you're trying too hard. They told me everything. Everything? Well, so then, you know. Yeah. I'm sorry. It's just, you know, all those things I said. Like, let's go get Sin, or about Zanarkand. I didn't know what would happen to you, Yuna. I guess, I hope it didn't make you sad.
forgive me. I wasn't sad. I was happy. Yuna! Just don't do it. The pilgrimage? Yeah. That's right. Forget all about sin. About being a summoner. Forget all of that. You know, live a normal life. Come on now, Yuna, what do you say? Molto infantile di Usqua. Maybe I will. Sottovaluta quello in cui si sono ficcati. Wouldn't everyone be surprised? Yeah. Il mio cuore. Except Riku. She'd be with you. Lulu and Waka wouldn't hold out long. Kamari would say yes, too, I know. But Sir Oren... I'll make him understand, Yuna. It's the least I can do for you. No. I should tell him. He deserves it. Oren, beh... Lui... è più che felice, in realtà, di quello che sta succedendo. Anche se non se lo aspettava di certo. Sta cambiando le cose. What'll I do if I give up my pilgrimage? Ammazza che bello nella remaster. Hey! Xanarkin! Let's go to Xanarkin! Not the one in Spira, the one I'm from. Yeah. We can all fly there. Everyone can go. Then we'll have a big party at my place. And then we could see Blitzball. That's right. Your Xanarkand Abes would play? Yeah. We could all watch you play in the stadium all lit up at night. I'd cheer and cheer till I couldn't cheer anymore. Yeah, right on. Well, what about after the game? We'd go out and have fun. In the middle of the night? No problem. Xanarkand never sleeps. Let's go to the sea. Before the sunrise. The city lights go out one by one. The stars fade. Then the horizon glows, almost like it's on fire. It's kind of rose-colored, right? First in the sea, then it spreads to the sky, then to the whole city. It gets brighter and brighter, till everything glows. It's really pretty. I know you'd like it. I'd like to see it someday. Well, you can, Yuna. We can both go. You... I can't. I just can't. On me, melodies of life, su te chi da me. Tsuki ga yu.
giapponese. Avrete ora compreso che Final Fantasy X è il capitolo che più esplicitamente tratta l'amore. Ha una maturità molto speciale sotto ogni punto di vista. Tranne uno, nel quale il 12 è su un altro pianeta. Non solo letteralmente. E insomma, Tidus faceva tanto il quattone con Zanarkand, ma Galania non scherza. I'll continue. I must. If I give up now, I could do anything I wanted to. And yet, even if I was with you, I could never forget. I'll go with you. What? I'm your guardian. Unless I'm fired. Stay with me until the end, please. Not until the end. Always. Always then. Final Fantasy X è una bomba in questo, il modo in cui la storia si andrà a... Maybe you should head back to camp first. Non posso dirvelo. Non ancora. Roger. E dalle un buffetto. Wait, I'll go with you. Sir Auron? Waka? Lulu? Kimari? Riku? Everyone, we leave at dawn. And I'm sorry for putting you through all this. And I'm... Enough. You need your rest. Yes. Good night. Oh, scrigno.
Si parte subito? Insomma, abbiamo avuto il nostro quarto d'ora di trama che però, tra l'altro, potremmo decisamente definire valido, ben speso, e possiamo partire verso le cose. Allora, lo scrigno è una grande illusione perché... Oh, un'altra vera Yogin. Ne ho già ottenuta una grazie alla mia esplorazione precedente. Ignoriamo il party, come sempre. Nei Final Fantasy, ragazzi, si ruba nelle case, si va nelle direzioni opposte a quello che dovrebbe essere l'opportuno, eccetera, eccetera, eccetera. Perché qui, dopo un po' di tempo, magari qualcuno se l'era dimenticata, esiste la meccanica, o comunque gli oggetti segreti, delle sfere Eject. E questa è la seconda. Guardiamola. Who are you? You are the one they call Ject. The man from Xanarkand, are you not? What of it? Watch your tongue, knave. Ti prego, Oran. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Xanarkand. Seriously? I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Xanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home. We think. What say you? Great, let's go! Crediamo. So quick? Anything to get out of here! Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Braska, sir. Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Xanarkand, and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here. Oh, cielo. Free at last. Now, Ject. I am in your hands until we reach Xanarkand. Right, right. So, what's a summoner anyway? Ok, ok. Forse i 15 minuti diventeranno 20. Ma state a vedere dove andiamo adesso. La piana dei piani ben riusciti. Eccoci. Stiamo vicini al Monte Gagazet. Il viaggio che abbiamo fatto è sorprendente. Stiamo esplorando l'intera terra immersa di sfere. The Calmlands. Long ago, the High Summoner spots Sin here. The road ends here. Wow. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here.
I've always known where to go. I won't let you die. I'll find a way somehow. Oh, imbarazzatissimi tutti. Let's go. Oh, no, no, lo dico io. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. Let's go! Ragazzi, Piana della Bonaccia. Laggiù c'è quello che sembra un impatto magico, pazzesco. Il combattimento contro Sin. Guardate che bello il dettaglio dei diversi livelli di roccia, tra l'altro. Allora, qui a destra c'è un vicolo cieco, ma con un piccolo dettaglio per il futuro. La vedete laggiù? Quella piccolissima macchia gialla? È una piuma di Chocobo. E gli incontri casuali all'interno della Piana della Bonaccia sono tra i più memorabili di tutto Final Fantasy X per me, forse per l'impatto che mi ha sempre dato vedere questa mappa aperta, così meravigliosamente piena di cose da fare, e con qualche bel pericolo, come potete notare. Allora, finalmente qui alcune protezioni che proteggono contro gli status negativi diventano utili, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia, preparatevi, perché ora come ora andremo a fare diverse cose. Tra cui, parola per i veterani, non ottimizzare il percorso per uccidere meno mostri possibile qui, perché, ehi, possiamo approfittarne. Dobbiamo fare qualche passo speciale con la sferografia. Per ora non facciamo i timidi. This one is mine. Lasciamo dormire un po' Auron e notiamo come questo incontro casuale abbia 4 nemici. Non male, no? Oh yeah! Oh yeah! 4 ultracidio. 3600 AP. Oh yeah. Let's go. Che bella melodia. Guardate che quella spaccatura. Oh, la Piana della Bonaccia. Bella, bella. Oh sì, arriverete a odiarli. Arriverete tutti a non sopportare questi incontri casuali. Ve lo assicuro. Ve lo garantisco. Dai, su, un po' a testa, che qui ce n'è per tutti, per tutti. Lulu. E sapete una cosa? Vi ricordate quando vi ho detto che Lulu, rispetto al potenziale di Yuna una volta rimosse alcune sue ancore, era inferiore? Beh, il suo turbo ha ancora una bella sorpresa da mostrare. Intuibile, per alcuni di voi immagino, ma che per quanto non super utile nell'endgame, credetemi, vi farà impazzire. Perhaps you'd like to know a bit about these planes. Ti prego, sì. Mm-hmm. As you know, these plains were once a battlefield. A great battle between Bavel and Zanarkand, a melee of machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect for a final battle with Sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when Sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Grazie, Mission. Guardate il Chocobo. Ah, questa mappa è il nostro bonacciale.
Andiamo, andiamo. Di combattimenti, ragazzi. Oh, ne avremo per tutte. Pa-pam. 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 Ok. Strana macchina. Oh, oh, strano che ci siano simboli al bad sopra. Chi sei? Questo è l'Emporio di Rin. Non vuoi rifornirti prima di affrontare questa immensa piana? Ma in realtà assolutamente sì, perché per qualche strana ragione ci sono oggetti molto speciali qui. Uno è questo cetra, il buckler in inglese, che ha contramagia, contrattacca le magie, che è un'abilità in teoria per le armi. Quindi è un pezzo molto 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 prezioso. Lo prendo e me lo equipaggio, grazie. Oltre a questo, come potete notare, sono oggetti che costano moltissimo. Guardate, per esempio, questa raggiunge quasi 100.000 guild, nonostante abbia un'abilità o una combo di abilità per me. Bleh. E poi abbiamo l'autopanacea, che costa relativamente poco, sicuramente consuma oggetti, ma cura istantaneamente gli status, quindi la targa feriaca è mia. Finalmente ci equipaggiamo qualcosa con un minimo di ruolo. Oh. Buon viaggio e buona fortuna. Bravo che hai imparato il linguaggio comune. E beh... Beh, andiamo! Ah, ovvio, let's go! Avete notato che c'è Yuna in party? Sì, Yuna in party mi serve, perché lei deve fare qualche bel livellino. Ci serve che lei si alleni un po'. Uhuh! E vedete che là c'è un accampamento, una salvosfera, sicuramente un negozio e un cratere. Attraverso il quale stavo per introdurre un dettaglio. Mostri. C'è ben poco di bonaccia qui. Insopportabilmente utili per il level up. So be it. Oh yeah, farewell. Ah, ok. Avevo... That's how it's done. Oh, che chiacchierone! Avevo un tot di percentuali da azzeccare la frase. La riconoscete? Benjamin. Oh, oh, quanto la vedremo bene oggi. Più di una volta. Ah! Oh, you again. You're quite the notorious traitor these days. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the maester say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Oh. Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat sin. An Aeon duel. Show me what you're made of. Facciamolo. Excellent. But before we begin... Cosa ci insegnerai? I've just healed your aeons for you. Let us begin. Shiva, eh? Allora, ragazzi, io comincerò a chiacchierare un po' nei confronti degli eoni ormai. Siamo dinanzi alla piana della bonaccia e vi assicuro che Benjamin ne fa parte come side quest. È importante quello che succederà qui con lei, anche se ne potremo fare... Ma prego, secondo te cosa sceglierò, milady? Ecco, diciamo che appunto, per quanto potremo fare solo metà della sua side quest, purtroppo anche quello che ci sta per insegnare non è una roba da spirito dell'esperto, non è qualcosa che si può utilizzare per creare un bel sistema, un completismo, un perfezionismo. È estremamente superfluo ed è un gran peccato, perché non ha niente a che fare con il nostro... over level up o qualcosa del genere. È proprio intrinseco della meccanica di Final Fantasy X rispetto alle invocazioni. Ne parliamo
oggi stesso, in questo episodio, a tempo debito, ma appunto, per ora, vi spiego che bene o male tutto quello di cui c'è bisogno è quello che vi ho mostrato per gioco prima. Velocizzare il proprio eone e, beh, incentivo. Incentivo è un incantesimo che ha un sorprendente potere. Quindi, per quanto mi divertirò tantissimo a utilizzare ciò che ci insegnerà nei confronti di alcuni delle nostre ioni, il succo è che con una cosa come questa tutte le sfide che avremo dinanzi oggi sono immediatamente sconfitte. E non solo. Vedrete che non è neanche necessario questo. Lei è molto resistente, perché infatti si possono migliorare i parametri degli eoni con il comando a leva nella finestra invoca del menu. È consigliabile usare il comando per supplire i punti deboli degli eoni o per ottimizzare quelli già forti, aumentare ad esempio il parametro HP di Shiva o rapidità di Bahamut. E infatti è decisamente una cosa che mi interessa, perché lei è molto resistente, ma il combattimento non ha guizzi. Con gli eoni, purtroppo, per quanto gli si possa insegnare, no? Delle abilità speciali. Su questo, se avessi dovuto giocare a Final Fantasy X oggi, ne avrei criticato la piattezza. Capite? E andrebbe avanti così fino alla sconfitta. Però ci piace far male, no? Enough, Benjamin? Stop. That is enough. Impressive. Remarkable talent. Traitor or no, you may have what it takes to beat Sin. Take this. You have earned it. Decisamente una delusione, visto che comunque le energosfere, velocisfere, eccetera, non ci servono, ma effettivamente le velocisfere sarebbero state quelle in dono avessimo perso. Perché ce le ha donate? Perché servono per aumentare le caratteristiche degli eoni. Tutto qua. Ecco qua, lo spirito di eone. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Hai ottenuto spirito di eone. Da ora in poi potrai aumentare i parametri degli eoni usando degli oggetti. Seleziona a leva e scegli un eone. Apparirà la lista dei parametri. Quelli che non possono essere aumentati sono visualizzati in grigio. Quelli a destra dei parametri sono i valori dell'attuale eone. La potenza fisica attuale di Ixion è 20. Nella finestra in alto a destra sono visualizzati gli oggetti richiesti. La quantità di oggetti richiesta dipende, questa è l'unica cosa importante di tutto il tutorial, dal valore attuale del parametro. Per aumentare un parametro già alto, sono necessari molti oggetti. Selezionato un parametro, appare un messaggio di verifica. Scegliendo sì, il parametro del leone aumenta. Questo è tutto. Alleva con cura i tuoi eoni! E noi, per ora, andiamo proprio laggiù, a prendere un po' di respiro. Forse. Avete visto? Qui sarà possibile proprio muoversi nell'aria e parlare con tutti. È un mini hub. Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What you say? Please, tell us what has happened. Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Kinnock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. What of Bavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent.
After the death of Maester Keenok, Kel'Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Allora, una cosa simpatica, di nuovo purtroppo superflua, ma che è divertente fare in una serie come questa, in questo momento, è allenare un pochino Bahamut. In realtà, seguendo proprio il consiglio del nostro caro tutorial, aumentiamo la rapidità del nostro titano volante, perché è già abbastanza treno sul resto, mentre lei... Ovviamente in futuro, se volessimo giochicchiarci un po', si può fare, e ci saranno modi eccezionalmente rapidi di ottenere sfere. Per ora non è esattamente efficacissimo, quindi così, per gioco. Un bel 38, che ci piace, no? Non possiamo arrivare a 40, quindi va bene così. Ok. Haste farà il resto. Who is that? Until half a year ago, he was a summoner. Waka and I were his guardians. It's kind of a short pilgrimage. He gave up halfway. Here, on this plain. Now he is a monk at the Bavel Temple. Quanto vorrei leggere una storia riguardo. When I was guarding Zook, I already told you this, yeah? About when I was too into the game to be a good guardian. So, when Father Zook said he wanted out, tell you the truth, I was kind of glad. Vabbè, ma è normale. Gagazet is Ronso land, Kemari home. Hey, we might meet your family. Kemari has no family. Oh, sorry. But Kemari not alone. Ormai ci ha accettato, e non solo. Messy. Già. What is? Yevon, Micah and Seymour are not of one mind. Remember what Seymour said last we met. I do not think Micah will concur. No. She's not stopping, is she? Yuna, she's made her decision. But I can't just let her go. We won't have to. We'll save Yuna, even if she calls the final Aeon. But how? I'll think of a way. But what if you can't? I'm tired of talking to you. It's always but this, but that. But... Let's think together. Dai. Okay. Portiamo le caratteristiche. And if we can't think of something... A 255. We find another way. Ok. E poi... Non serve nessun eone supremo. È fatta. Oh, guardate come si sforza. Devo trovare un'idea. E tu? Finalmente possiamo comprenderlo. Ho un messaggio da parte di Sid. L'aeronave è in riparazione. Quando sarà pronta, vi avviserà. Intanto pensa tu a Yuna. Non sono ammessi errori. È tutto. Dopo Bevel, l'aeronave è atterrata qui. Fatti scendere gli invocatori, l'hanno portata a riparare. Ottimo. Ora si comincia con le chicche. Tanto per cominciare, scrigno dietro la nostra cara postazione e poi tutti a ovest. Uff. Ah, che figata, non vedo l'ora di farvi vedere cose. Andiamo. Oh santo cielo.
Non pensavo sarebbe successo così presto. Sì, tra gli incontri casuali della piana della Bonaccia c'è il Malboro. Il Molboro. E sapete benissimo, se conoscete Final Fantasy, quanto può essere pericolosa questa creatura. È terrificante. È in grado di distruggere il party se non siamo difesi contro gli status e per fortuna non è una creatura velocissima. Per quella che lo è ci sarà tempo. Lasciate perdere. Comunque, ovviamente non è un pericolo per noi attualmente, ma lo è a priori per tantissimi giocatori e ovviamente le nostre versioni in blindrun. Quindi per ora, come da tradizione, immagino che non debba neanche dirlo a nessuno che è blind davvero, Kimari può imparare il suo alito fetido. E questo sì che è tosto. Ma il resto? Vogliamo veramente vederglielo fare? Assolutamente no. Decisamente non qualcosa che vorrei. Quindi chiamiamo Tidus e andiamo di Moviola. Zero. Penso che possiate aver intuito già il perché tramite spot, no? Benissimo. Però intanto vediamo che si può fare. 5.000 danni. Lulu. How uncouth. Preparati. Reiki. Molto bene. Detto questo, Riku. Tu, Rubacchia. Lulu. Questa creatura ha tanti HP. Fa del tuo peggio. Fire. Cerchiamo di fargli un sacco di incantesimi. Ci tenevo tantissimo a lanciarvi come briciole, no? Il dettaglio del fatto che più è basso il potere della magia, più è veloce il suo turbo, più ti permette di fare magie multiple. Detto questo, 9200 HP. È arrivato il momento di tornare ai vecchi metodi. Non ti faremo attaccare, maledetto. Quanto ben fatto, quanto bello, quanto graficamente spaventoso questo Molboro, che spettacolo. Ok. Allora, nel promontorio più a est, qualcuno ha lasciato un preziosissimo dizionario al Bed 23. Per qualche ragione, là, a nord-est, c'è la maschera di un angelo. E un incontro casuale. Oh, voglio mostrarvi una cosa. Noi abbiamo farmato moltissimo, siamo tremendamente potenti, ma in buona parte sono state le potesfere fisiche e alcuni trucchetti che abbiamo sfruttato durante appunto il percorso di questa run a renderci così forti, perché in realtà non si può più giocare a fare i gradassie. Questo budino ha soltanto 1500 HP, ma Tidus, che ha già comunque ottenuto il potere di Waka in parte, guardate. Capite? Cioè, insomma, non è da sottovalutare la piana della Bonaccia. Poi, ovvio, il nostro caro budino non fa sempre... scusate, il nostro Molboro non farà sempre l'alito fetido, ma meglio non lasciargli la chance, non trovate? In quel caso, Autopanacea può salvare il party. Non dimenticatevelo mai. L'ho messa non a caso. E qui inizia... oh, inizia qualcosa. Pochi vanno a piedi nella piana. Perché infatti, salendo sul Chocobo, ci risparmiamo gli incontri casuali. E questo è ovviamente utilissimo. Certo, fa sentire in colpa qualunque giocatore. Ma la piana è bella grossa, ragazzi.
quasi tutti i chocobo della piana sono selvatici. Bisogna addestrarli per poterli usare. Ora non ne sto addestrando uno, ma ce ne vuole ancora di tempo. Credo ti convenga andare a piedi. No, no, lo addestro io. Allora, guarda che può sembrare facile, ma ci vuole pazienza, eh. Sicuro che vuoi addestrarlo? Ma certo. Va bene, allora vieni. È molto semplice. Devi correre da lì fin qui, entro il tempo limite. Però, poiché il chocobo non è ancora addestrato, sbanda. Per controllarlo, usa sinistra e destra. Devi passare tra me e il mio chocobo. Se non passi tra me e il mio chocobo o superi il tempo limite, perde. Se è la prima volta, ti conviene guardare le istruzioni. Le istruzioni sono cambia visuale con R1 o R2 e fai sinistra e destra, santo cielo. Andiamo, facciamo sta cosa, addestriamo la bestia. Mi dispiace che non posso mostrarvi gli input a schermo. Sei arrivato a traguardo. Ma sapete che quasi quasi... Tadan! Non male, no? Non male affatto, ci piace! Può funzionare! Un bel guizzo! E ovviamente, essendo uno spirito di questa qualità, potrei tranquillamente rifare la corsa, no? Resettare tutto. Ma mi fa piacere avere avuto quest'idea in diretta. È un bel ricordo, teniamola. Il tuo tempo è di 11.9. Hai vinto, complimenti! Potrai usare sempre il chocobo. Quando vuoi montarci, dimmelo. Ci sono anche addestramenti più avanzati, ma se vuoi provare, appunto, chiedi. Tieni, un premio per la riuscita. D'ora in poi, se uguagli o superi il record assoluto, ne avrai uno speciale. Ovviamente i record speciali, ragazzi, sono una roba bene o male superflua. Turbo etere, mega pozioni, insomma. Quello che ci interessa è il vero premio di ogni addestramento. Un altro, grazie! Zigzag chocobo. Questo è uguale al precedente, ma con l'unica differenza che qui il chocobo va dritto. Ah, ecco, ci sono delle palle volanti che dovrei schivare. Ah, grazie, grazie. Certo, ovviamente questa non è una differenza valida. Se è la prima volta ti conviene guardare le istruzioni. No, bisogna soltanto sperare un po' che vada tutto bene. Vedete? Triplette proprio. Il problema è che avvengono anche vicino al bersaglio, al traguardo, vedete? Scusate, ma è troppo bello, sono contento che sarà la piena della bonaccia. Ok, ora, a differenza di quello che penso molti ritengano, c'è la vera parte terribile ed RNG. Ossia, il zigzagone chocobo. Ragazzi, questo è un incubo, questo è un problema. Perché molto spesso vi verrà suggerito di andare molto a zigzag. Mentre, secondo me, questo però è totalmente personale, non fa parte di uno spirito dell'esperto in cui utilizzo anche la conoscenza internazionale per darvi un consiglio, non l'ho mai visto consigliare per qualche ragione, non fate zigzagone. Schivate appena. Ora capirete perché. Esatto. Allora, ragazzi, qui è molto RNG. Bastate a vedere cosa fa la palla. Vedete? Si rompe sopra di noi. Bisogna schivare all'ultimo il gabbiano affinché, appunto, il lato dell'esplosione non ci colpisca. All'ultimo, ragazzi, all'ultimo. Poi, ovviamente, quando si arriva a bordo del traguardo è una fregatura pazzesca, ma si può fare, vedete? Ok, non pensavo sarebbe andata bene la prima volta, perché è andata male. Però funziona in questo modo. Se si sta sotto, funziona. Va bene anche il zigzagone, eh? Però il tempo è poco. Il tempo è poco. Hai completato l'addestramento, ma ti resta una cosa da fare. Gareggiare con me. Quando vuoi sfidarmi, sono sempre pronta. Tieni, un premio per la riuscita. D'ora in poi, se uguagli o superi il record assoluto, ne avrai uno speciale. Passo sfera a livello 2. Va bene. Però provo a fare ancora, per vedere se riesco a battere il mio record. Vi faccio vedere come può funzionare. Odio questo minigioco. Questo è l'unico veramente troppo casuale, secondo me. Però... vedete che andando un po' a pelo comunque si va di meglio. Ci vuole un po' di fortuna, un pizzico di istinto, però poi è fatta. Grazie, Netere. Ora, parliamo
del vero incubo per tantissimi giocatori. Questo per me equivale ad alcune cose che vi ho già detto in passato. Un minigioco che fa terrore a tutti, ma che, credetemi, cuore in mano, è veramente non frustrante, è più frustrante del zigzagone. Perché è vero, praticamente quello che vi verrà detto qua ve lo spiego a parole anche mie. Siamo all'uscita dalla piana della Bonaccia per il bosco di Macalania. Questo è il punto di partenza. L'arrivo è in fondo alla piana a destra. Sì, da quella parte. Se arrivi con un tempo migliore del mio, vinci. Non basta però arrivare presto. Sul percorso ci sono dei palloncini. Per ogni palloncino preso, guadagni 3 secondi. Se ti scontri con un uccello, non solo devi pagare una multa di 3 secondi, ma il ciocobo si ferma e ti fa perdere tempo. Al tempo impiegato si sommano le multe e si sottraggono i bonus. Quindi, prendendo molti palloncini, potresti vincere persino con un pessimo tempo. Come riferimento, stabiliamo il tempo limite di 45 secondi. Quindi sì, c'è una componente di RNG, perché i palloncini che appariranno hanno pattern abbastanza casuali, ce ne sono un tot e uno può essere molto migliore di un altro, specialmente la partenza che è importantissima. E fare un errore costa moltissimo, ma fare un errore non solo non impedisce la vittoria, ma credetemi, non impedisce nemmeno la vittoria assoluta per ottenere il premio segreto, che adesso vi spiego come farò a vincere, insomma. Però ecco, era per dirvi che sì, i controlli sono legnosi ed è fatto apposta. Il RNGesus ha un ruolo, ovviamente, all'interno di questa challenge, però non è così terribile. È molto meno incubo di quanto i ricordi vogliano far pensare. O almeno questo è quello che penso io attraverso la mia esperienza, quello che riesco a fare attraverso il minigioco. State a vedere e ne parliamo in diretta. Vinciamo la gara! RNG... Ok, questa è molto buona perché vedete, lei partirà, ma noi possiamo subito andare di lato e superarla prendendo un sacco di palloncini. Ben 4, e non è poco. 4 palloncini è praticamente il meglio che si può ottenere. Ora, chiacchierando, potrei fare qualche gaffe, però vedete, c'è un sacco di spazio. È meglio stare esterni. Lei ha fatto un errore. Stiamo esterni, stiamo esterni. Il ciocobo a volte scatta verso l'interno della mappa, ma... Ah, questa non ci voleva. Ok, la vittoria è sicuramente nostra. Ovviamente non è il premio assoluto, ma è anche un bene, perché noi vorremmo migliorare il nostro... Aia, il nostro tempo. Vedete comunque che c'è un sacco di piccoli dettagli che ti permettono di non essere troppo frustrato. Adesso io qua sono perfettamente calmo perché sto solo cercando di vincere la gara. Però... Avete visto anche come gli uccellacci appaiono in uno spawn point fisso e non sono sempre immediatamente addosso a te. Certo, può succedere, possono apparire da un momento all'altro, magari a un cambio in quadratura, può succedere. Ma è una sfortuna, non è la routine. Quindi, abbiamo vinto con 19,7 di cronometro, ok? Hai la stoffa, non me lo sarei mai aspettata. Forse anch'io ho bisogno di più allenamento. Puoi allenarti quando vuoi, basta dirlo. Tieni, un premio per avermi battuto. Allora, quello che ci interessa è... Yes! Esattamente il premio appena ottenuto. Eccola qui la nostra bimagia. Pastosfera livello 3, yeah! Però, in realtà, il vero premio non è l'extra che otterremo battendo il nostro tempo. Ma, ecco, avete visto come funziona, no? I palloncini tolgono 3 secondi. Abbiamo fatto un sacco di errori, poca concentrazione e un po' di sfortuna. Bene. Mischiamo meglio le nostre carte e il nostro obiettivo diventa fare 0-0-0. Oh sì. Vediamo un po', buttandoci subito con un po' più di concentration, cosa riusciamo a fare. Ma l'RNG conta, quindi... Ok, non sbagliamo. Ok... Ora l'abbiamo superata. Ah, cazzo, ho fatto un piccolo scatto. Sono stato avido. Abbiamo sicuramente perso la chance di fare 0-0-0, ma non necessariamente di battere il nostro tempo. State a vedere. Vedete, se ci si sta... Se ci si mette un po' troppo al centro, si rischia. Ok, c'è un bordo alla mappa. Non ho potuto spostarmi e ho sbagliato a mettermici io. Vedete, qui bisognerebbe stare più verso la sinistra. Come potete notare, è bastato rifarla per avere sia più consapevolezza del traguardo, del percorso, di dove ci si deve posizionare. Migliorarsi è estremamente lineare. Vedete? Cioè, nonostante tutto, ho chiacchierato leggermente meno e ho guadagnato quasi 10 secondi. Cioè, credetemi, non è così ostico.
Il turbo etere invece è una grande illusione. Però ecco, andiamo, andiamo! Forza! Ecco, questo fa un po' cagare. Ah no, 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 ce n'erano due vicini. Va benissimo, sempre quattro sono. Certo, 5 è il top, però. Ah, mannaggia lo scatto che c'è qui. Guardate che bel percorso c'è uscito. No, meglio prendere, meglio saltare un palloncino, ragazzi, che farsi prendere da un uccellaccio. Ah, che sbadato. Ah, dai, esterno, esterno. Sinistra, sinistra. Ok, stiamo a sinistra, ragazzi. Sinistra, sinistra. Ah, cazzo, dovevo prenderlo. Ah, cavolo, cavolo. Close, avete visto? Ho zigzagato un po' male. Però è divertente. Vedete, 11. Quindi stiamo a 3 secondi. Bastava un palloncino, uno. E avremmo ottenuto 0-0-0. Sono riuscito a trasmettervi il fatto che stavo lì a canticchiare, non ero troppo teso, chiacchieravo, no? Cioè, ok, non è davvero frustrante. O almeno, appunto, questa è la mia opinione rispetto alla mia esperienza e in qualche modo istinto in questo minigioco. Oh, grazie, un turbo etere. Grazie. 1 minute 37 seconds later. This is good. This is good. Stavolta non ho parlato. Ah, oh, that's hot. That's hot. Boom, baby. Così. Ma secondo me con un po' di concentrazione vi dedicate un quarto d'ora a questa cosa. Va via. Complimenti, ora lo regi... Oh, ma... No, no... Incredibile! Un tempo record! Oh, c'è un premio per il miglior tempo. Per l'emozione me ne stavo dimenticando. Non so bene a cosa serva, ma pare che sia di un grande valore. Emblema del sole. Sì. Ci stiamo avvicinando, tra l'altro. Non siamo molto lontani finalmente dal mettere in uso questi strani oggetti chiave. Ora, finalmente, possiamo montare a bordo di un chocobo. Montare a bordo, insomma, montare in groppa un chocobo. E andare... dall'altra parte della piana della Bonaccia. Ma non lo faremo perché ci piacciono gli incontri casuali per ora. Let's go. Qui abbiamo due creature le quali anche sottospecie possono diventare terribilmente pericolose. Jaguari, felini magici. Quindi, beh, non siamo qui per dar loro tempo di combattere, abbiamo già fatto abbastanza combattimenti strategici. Ora come ora, avrete anche notato che c'è ancora il controller a schermo. Non è casuale. Davvero. Preparatevi, preparatevi. Ok, abbiamo fatto un po' di giri. Uia! Bam! Allora. Siamo andati dalla parte opposta della piana della Bonaccia, qui in fondo. E se gli incontri casuali ci benedicono, ecco qua, vedete, ci sono un po' di macerie che fanno intuire quello che poi nella mappa si vede come percorso nuovo, quindi qualcosa di un certo culto, di una certa cultura, un edificio, un tempio crollato. E qui c'è uno strano mistero, ossia due scrigni pieni di soldi piuttosto che uno con tantissimissimi soldi combinati. Però, ohi. Alla fine l'incontro casuale, basta! Santo cielo. Tagliamo la testa al toro. Vediamo un po'. Che ne pensate se proviamo a fare un bel... Esatto. Finalmente
Proviamo lo slot status. Oh yeah! Meglio di un alito fetido. Come potete notare da quello che c'era su quei cadaveri, non è da sottovalutare l'importanza del buon slot status. Per quanto, ovviamente, c'è talmente di meglio che, no? Allora. Ah, 10 più 5.000. I soldi servono in Final Fantasy X, quindi ben venga. Faremo tangenti un giorno, magari. Per il resto, credo che tutti sappiate benissimo come raggiungere quella mappa, no? Ve l'ho fatto intuire prima, è evidente. Strada inversa. E sì, quel quadratone verde lassù è una piccola mappa opzionale che è praticamente la cosa più importante dell'intero sviluppo dei personaggi di Final Fantasy X. Niente è paragonabile a quell'ambientazione, quindi avremo necessità di farci un bel lavoro dietro. Yuna, tu sei la chiave di buona parte delle prossime chicche, quindi vedi di livellare, mettiti a lavoro. Aia! Attacco prioritario di due Chimera Brain. E questo è il Duck and Box. Ah, debole ad alto là. Beh, chiamare Auron per utilizzare un po' di tattica non mi dispiace. Che ne pensiamo di intanto dar loro un po' di calma? Quanto è bello che le animazioni rallentano e si velocizzano a ritmo, no? Allora. Ah, più resistenti degli altri. Auron. Sono deboli ad alto là. Fa del tuo peggio. Oh yeah! Fermo lì! You don't want to move. Lo dico per te. Stupendo. Ok, e oh! Danni dimezzati, eh? Niente ultracidio. E niente esperienza per Yuna, in realtà. Oh well. Sì, assolutamente. Andiamo. Cue! Pronti, ragazzi? La piana della bonaccia prosegue. Pam, 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 pam. Guardate che scheggia! Yeah! Abbiamo quasi fatto un sinistro con il Chocobo. Vabbè, selvatico, eh? Cavolo, questo controller a schermo dimostra che non è carotino a giocare. Anche se penso che la stragrande maggioranza di chi mi segue da tempo relativo rispetto a ciò che è il mio passato vero e proprio non conosca quella vecchia simpatica mascotte. Allora, ecco qua, guardate che meraviglia. Questo è il tempio di cui parlava Benjamin, rimasterizzato in tutta la sua gloria. E guardate un po' là sotto, quello che sembra un colosseo, è un percorso. Un percorso che darà dei premi imbarazzanti per il nostro futuro. Così come quei tre sigilli effettivamente si possono già aprire, perché non sono, in realtà, sigilli. È che faceva figo dirlo. Allora, state a vedere. State a vedere perché qui, di nuovo, vi posso assicurare che con il giusto modo non è l'incubo, anche questo, che tanti ricordano. Il problema è che come esattamente è l'addestramento, i comandi sono legnosi e ci sono alcune prove di precisione che possono essere frustranti, ma io credo che buona parte di questi ricordi spaventosi derivino dalla nostra imprecisione proprio di comando in quanto più piccoli. È vero che dopo una certa età i riflessi diminuiscono, ma la precisione, la esperienza, o meglio, come tra l'altro la si utilizza, diventa molto più efficace come strumento di gameplay.
Ok, siamo arrivati alla X, e questa sfera non è una sfera Jack e non è quella del dizionario Albed. In questo luogo i Chocobo si allenano giorno e notte. All'altro lato del tempio ti aspetta un Chocobo. Eccolo là. Montaci su, impugna le redini e gareggia col Chocobo qui accanto. Se vuoi aiutarci, affrettati dal Chocobo dall'altro lato. La gara comincia appena monti in sella. Ed è sorprendente, inimmaginabile, fuori di testa. Il tipo di premi che si ottengono qui, ragazzi, stiamo parlando di qualcosa dell'unica... L'unica cosa in Final Fantasy X che richiama un poco il mod delle carte dei Guardian Force di Final Fantasy VIII, garantisco. State a vedere. Vuole che monti, e allora montiamo. Spiegami la gara, però. Lungo il percorso ci sono dei forzieri. Aprendoli, il Chocobo salta e prende una scorciatoia. Se arrivi alla meta prima del tuo rivale, vincerai un premio. Se tocchi i pali durante il percorso, il premio sarà di qualità inferiore. Al contrario, quanti più forzieri aprirai, tanto migliore sarà il premio in palio. L'importante, quindi, non è solo vincere. Tranne che per la prima volta. Dai, vinciamo e basta! Oh yeah! 3, 2, 1! Via! Li vedete i pali colorati? Con la scomodità attraverso la quale si governa il Chocobo è un po' scomodo schivarli. Ma come potete notare dal controller, stavolta non sto utilizzando i tasti direzionali, ma l'analogico. È una mia preferenza in questo caso, non è migliore a priori a causa della forma spirale del percorso, ma, ripeto, è una questione di feeling. Ottenuto specchio offuscato. Questo oggetto ha la capacità di rimuovere i sigilli nascosti su tutta Spira. Tuttavia, ora ha perso il suo potere. Chissà se può ritrovarlo da qualche parte. Ragazzi, questo è l'oggetto chiave per poter ottenere le armi finali del gioco. Le ultime weapon dei vari personaggi. Così, in uno schiocco di dita. In una gara Chocobo. Molto bene. Questo è un tempio molto antico. Detto questo, andiamo in una sfida a ritroso. Prima, la massima difficoltà. 5 scrigni. Ovviamente vi è un percorso ottimale scoperto tanto tempo fa, tra l'altro da guide ufficiali, quindi ve lo mostro a schermo, nel mentre però anche l'esecuzione deve essere davvero molto più precisa di quanto non sia stato con l'addestramento finale e il Zaffa Chocobo. Questo è spaventoso. In realtà è più difficile questo. Tuttavia, con un po' d'accortezza e allenamento, proviamo. Allora, first try, vediamo come va. E poi nel caso... Allora, è molto importante ovviamente sfruttare la forma spirale, le curve. Il controllo deve essere preciso e non bisogna toccare i maledetti, ok? Quindi zigzag e le curve a U, o meglio, appunto, i 180 gradi vanno fatti piuttosto in maniera infame. Veloci, acuti. Ho usato un sacco di parole sbagliate. Vabbè. Ok, ci siamo quasi. Guardate quanto è vicino. 4 scrigni. Ah, non ce la faremo mai. Forza, forza, Chocobo, vai, attacca, attacca, attacca! Wow! Vedete? Molto vicini. Hai perso! Ma di quanto? Avete capito? Riproviamo. Magari non utilizzando strani termini tipo acuti, infami, per definire la bravura in una corsa. Che cazzo mi è passato per la testa? Ovviamente ve lo posso dire, cioè stavo pensando agli angoli acuti, allora lasciamo stare. Allora, vediamo se riesco a vincere anche chiacchierando un po'. Ah, cazzarola! Perdonate l'imprecazione, ma ho percepito l'imprecisione di quella inversione. Bisogna stare stretti.
Ok, stiamo andando un pochino meglio. Zack. Ok, non è malissimo. Potremmo farcela. Ce l'abbiamo fatta. Second try. A meno che non abbia toccato un palo. 0 5 60 unità di triostella. Tra gli oggetti più rari di tutto il gioco. Adesso, ovviamente in posta, però ho fatto l'incantesimo di spiegarvi bene o male il loro funzionamento. Ma sapete benissimo qual è il vero scopo di un oggetto in Final Fantasy X. 1. Insegnare abilità. 2. Essere mischiato con Riku. Non con, ma insomma, attraverso le sue abili mani. Allora, ora 4. Sappiate, però, che aprire meno scrigni non ha un percorso diverso. Quindi risulta essere un'azione, una sfida proprio virtualmente, banalmente più semplice. Insomma, aprendone 4 di poco, però ce ne siamo capiti, insomma, non c'è più tensione, ce n'è meno. Tre. E 4. Olè! 30 unità di pendulum. Andiamo per i 3? Vi sto facendo vedere il mio catturare 3 scrigni per un motivo molto preciso. Non accelero perché il premio dei 3 scrigni vi farà impazzire nei risultati. È praticamente in buona parte, game breaking. Trenta unità di ali per l'ignoto. Molto bene. Lasciate che vi dica, nel mentre accelero un pochino, quindi diventerà post-commentario anche se non lo è, le mie corse per il Mega Elisir e l'Elisir, rispettivamente 2 e 1 scrigno, cosa faremo con le ali verso l'ignoto? Le uniremo insieme. Unendo insieme 2 ali per l'ignoto tramite la combinazione, il mix di Riku, si ottiene Quartetto 99. L'intero gruppo farà 9.999 come minimo di danno con qualunque azione. Danno o cura, quindi. Questo significa che se per esempio Bahamut avesse l'effetto, è un esempio estremo che non può avvenire, ma insomma capitemi, il suo limit farebbe comunque più di 20.000. Insomma, se facesse meno sarebbe 9.999, ma visto che può fare di più, l'effetto non si applica. Così funziona l'abilità. E cosa da non sottovalutare in generale, questi oggetti preziosi sono tra gli strumenti più comuni per creare le altre combinazioni di cui ho parlato. Sì, cioè la lista delle migliori, capite? Di questo stiamo parlando, grazie a questi minigiochi. Infine, questo è un sesto scrigno. Una piccola chicchetta. È talmente fuori dall'ordine mentale del percorso che è proprio inutile prenderlo, è scomodissimo. Però ragazzi, di nuovo, facciamole bene le cose. Elisir, ora nel tempio. Un tempio fuori dal pellegrinaggio. Welcome, Yuna. What is this place? Rimium Temple.
once a great religious center in the Calm Lands, lost after the battle with Sin. And this is your home? What? You got something against company? It's a long story. Easier, perhaps, to show you. You're dead, too. Don't send me just yet. There is still one thing left for me to do here. With the help I can give, a young summoner might just be able to defeat Sin. Well, Yuna, I challenge you. If you cannot beat me, you'll never beat Sin. Allora, qui abbiamo una parte di side quest che ci permetterà poi di ottenere cose che faranno tremare il codice di gioco, ma non le vedrete granché. Questo perché dovremo combattere Valfor, Ifrit, Ixion, Shiva e Bahamut, ossia tutte le summon che abbiamo, e di solito questa cosa si fa dopo aver ottenuto l'aeronave, quando si hanno anche summon segrete, cose extra, poteri molto più espliciti, per anche accelerare un processo estremamente mediocre. Questa è una cosa che vi posso dire a cuore aperto. Ve l'ho detto. Niè. Qui è uno contro uno. È poco interessante, poco tecnico, poco strategico anche scegliere altri eoni, insegnar loro le abilità elementali, le magie Aga. È una sorta di investimento di caratteristiche, intese come, scusate, non caratteristiche, di strumenti, oggetti, tempo, che proprio non fa parte dello spirito dell'esperto. Non si va a creare una roba che è proprio quindi da perfect run o da eccezionale efficienza, bensì, anche solo aumentando un po' la velocità del nostro bellissimo Bahamut, abbiamo già giocato, capite? È proprio un gioco che lascia il tempo che trova, perché tutto quello che dobbiamo fare, in base alla difficoltà di questi scontri, che stiamo tra l'altro affrontando abbastanza early, è così, se uno vuole proprio fare l'eccessivo, usare gli incentivi. Insomma, l'addestramento degli eoni rispetto a quello che è il gioco non è come il Junction di Final Fantasy VIII. È una cosa che purtroppo non offre nulla. Anche perché tramite gli incentivi noi stiamo anche aumentando di un botto la difesa di Bahamut, capite? E anche quando lei evocherà Bahamut, non ci sarà sfida. Anche i premi lasciano proprio a desiderare, eh? Ne ho fatti di progressi, e grazie per le code di Chocobo, perché possono aiutarci a giochicchiare ancora un po'. Ora ci manca Shiva e poi non potremo più evocare ovviamente Bahamut. Quindi che dite? Torniamo al caro, vecchio, amato Valfor? A me piace l'idea romantica di farlo. Quindi... Oh, scusate, che scemo. Quindi... andiamo a insegnare Haste anche a lui. Perfetto. Vedete, la possibilità di insegnare loro abilità è veramente carina, è veramente, veramente deliziosa. Tanto che, per esempio, insegnargli Antima, Flare, cioè c'è un sacco di roba che si può fare. E assolutamente al momento necessario la potremmo fare, però credo che abbiate capito la situazione, no? È molto probabile che Valfor venga brutalmente sconfitto da Bahamut, eh? Però la sfida non è uno contro uno. Capite? È uno contro cinque. Meh. È un po'... Ecco,
Perfezionare gli eoni è un po' come l'avere 99 di ogni oggetto, se ricordate le regole della mia Perfect Run, no? Allora. Oh no, haste. Chi gliel'abbiamo insegnato a fare? Per esempio, se avessimo insegnato lui energia, energira, no? In quei 3 turni poteva curarsi e continuare. È proprio... insomma, non fa strofinare molto le dita, ecco. E fretta. Che tra l'altro tu hai il cannone carico. Stop. That is it. Ok. Stop. Con lei per ora abbiamo finito. Ho fatto progressi e mi becco una corona di fiori, il primo vero premio interessante di questa, diciamo, esperienza, perché sicuramente numerose pozioni possono essere utili sempre per modifiche, buff, eccetera, 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 ma qui abbiamo un oggetto chiave che ha a che fare con un eone nascosto. Bene, in realtà non possiamo superare quella barriera. Ma la stanza che nasconde... o meglio, non ancora. Ma insomma, la stanza che nasconde... è evidente. C'è un intercessore là dietro. Uno molto speciale. Per ora, però... vi ricordate quel punto verde? Oh sì. Mamma mia. Questa strettoia. Rieccoci. Rieccoci, ragazzi. Questa minuscola ambientazione è qualcosa che vedrete così tanto a lungo. Con questa animazione in loop, che comunque è fighissima, ma... questo tizio nasconde dei poteri inimmaginabili. Questo è un laboratorio zoologico che il valoroso Mihen istituì per i miliziani. Un centro per affinare l'arte del combattimento lottando contro i mostri raccattati su tutta Spira. In realtà, ho combinato un pasticcio e... mi sono scappati tutti i mostri. Ahimè, non ho più la forza di andarli a raccappare, quindi... senti, Giovincella, me li andresti a cercare tu? Cioè, certo, non gratis, io ti ricompenserò generosamente. E poi potrai lottare quanto vuoi coi mostri che mi porti. Certamente puoi tenerti anche gli oggetti che ottieni se li sconfiggi, eh? Per combattere però dovrai pagare una quota d'addestramento. Non è un cattivo affare, no? Non te ne pentirai. Fidati. Ok, va meglio a prendere. Aspetta, c'è una condizione. Per catturare i mostri devi dare loro il colpo di grazia con armi speciali. Tranquillo, pivello. Le armi te le vendo io a prezzi stracciati. Un'altra cosa. Posso mantenere fino a 10 mostri per ogni tipo, quindi è inutile che ne porti di più, non saprei che farmene. Per prima cosa, portami un esemplare di ogni tipo di mostro della Piana della Bonaccia. Se non li colleziono tutti, non posso riaprire lo Zolab. A proposito, nella Piana della Bonaccia ci sono 9 tipi di mostri. Portamene uno ciascuno e avrai un bel premio. Oh, ma io te ne porterò 10 ciascuno. Prezzi da amico, ragazzi, prezzi da amico. Ecco qua, abbiamo uno slot libero e cattura. E purtroppo sono armacce, fanno schifio. Però, per ora... esatto. Togliamoci il pensiero, ragazzi. Per quanto riguarda gli oggetti, abbiamo il neo negozio, insomma, l'avanzamento classico che ha avuto lo shop in generale. I mostri catturati. È esattamente quello che sembra, ragazzi. E questo è il luogo e la side quest di cui parlo da tempo. Ogni frecciata alle ore di gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Era qui. Per farla breve... combattendo contro i mostri da catturare fuori, li porteremo qui dentro, catturandoli, no? Raggiungendo certe quote, lui sbloccherà, creerà
Insomma, ci darà accesso a specie speciali, super boss, praticamente ognuno dei quali in buona parte può e sarà sicuramente non solo più forte del boss finale di gioco, ma di ogni sfida che si potrebbe trovare salvo qualche eccezione. Quello che droppano quelle creature sarà la chiave dello sviluppo finale dei personaggi e non solo. Ne vedremo delle belle, avremo l'episodio Zolab e non solo anche qui. Quindi, per ora, veloce introduzione fatta. Diamo un po' di sorpresa a questa sorta di inaugurazione dell'episodio cose e andiamo a catturare i mostri della piana della Bonaccia. C'è una certa cosa su Lulu che ormai non penso neanche più sia tanto un segreto. Mi spiace Chocobo, ma io qua devo trovare mostri. Già. Già. Oh, scontro perfetto per fare esempi. Tre tipi di risultati diversi. Catturato. Le macchine non vengono considerate come mostri, quindi non si possono catturare. E... non catturato. Capito? Io il moghino l'ho preso. Ma non da usare ora, almeno. Purtroppo, gli incantesimi dei maghi non contano come castati dall'arma, proprio perché l'arma ha veramente poco ruolo in Final Fantasy X. Quindi, ragazzi, dinanzi a questa bellissima creatura nuova, per quanto le skin, ovviamente, di quella che abbiamo visto all'interno della Via Giose, Anacondar, è il momento di fare le bestie. E per ora, catturare, 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 nel mentre... lo rendiamo un po' di farming? Perdiamo il tempo di switchare il gruppo? Per voi saranno pochi secondi. Andiamo. 2 very boring hours later. This ends now. Come ha detto Ouron. Esatto. Esatto. Ve l'ho detto, sono stati pochi secondi per voi. Per me no. Ho ricordato tutto ciò che di traumatico c'è in questa operazione, ma parleremo di quello che è successo e di quello che ho fatto all'interno della Piana della Bonaccia in queste ore dopo aver catturato l'ultima creatura che ci serve. Questo maledetto, rarissimo coso. E parlando di rarità dei mostri, ci sarà una cosa da dire prima di salutarci. Perché abbiamo ancora... appunto il finale da vivere. Quindi, tanto per cominciare, io non voglio più vedere questi mostri per molto tempo. Un Blizzard basterà. Vero Waka? Oh, e vorrei che aguzzaste le orecchie. Fate caso al suono che farà questo attacco. That's how it's done. Esatto. Era un attacco fatto con... perforazione. Ho aggiunto perforazione all'arma di Ouron perché... ne valeva la pena, credetemi. Anche solo per sanità mentale. Allora, questo è niente. Catturare i mostri all'interno dello Zolab è una delle operazioni più... preferisco non trovare un termine... per non risultare volgare, di tutto Final Fantasy X, ok? Proprio perché le mappe, che adesso vi farò apparire su schermo in quanto ora Piana della Bonaccia è il luogo dove ci troviamo, sono tra l'altro segretamente suddivise in mostri di diverso tipo. Per esempio, l'Anacondar e lo Jaguaro nella Piana della Bonaccia si trovano a sud-ovest, il Molboro, la Chimera Brain, i mostri forti... a nord-ovest, mentre lo Shred che abbiamo appena trovato, l'Ogre che vedete in sovrimpressione mentre parlo, eccetera eccetera eccetera, sono magari mostri rari ma non etichettati come forti, che si possono trovare al centro oppure nella parete est. Questo vale in realtà per quasi ogni mappa del gioco, che però spesso e volentieri è un dramma
che viene edulcorato dal fatto che molte creature magari sono estremamente più comuni in una, diciamo, schermata vicino a, a quella della mappa, che però rientra nella macro area, ok? Quindi la piana della Bonaccia effettivamente può aver mostri catturati anche nella prossima area adiacente, che non è proprio piana della Bonaccia, ma rientra nella piana della Bonaccia. Ci siamo capiti? Quindi, in realtà, i risultati che dà la side quest della cattura dei mostri sono emozionanti. È una figata, è qualcosa che ti fa tornare bambino. Tra l'altro, ho ottenuto prima dei miei piani originari, e per originari intendo episodio 1, Kimari a livello 99. Perché avevo intenzione di far arrivare Kimari al livello 99 al Monte Gagazet, ed è lì vicino alla nostra area, siamo in quel punto della mappa. Non ho ovviamente smesso di farmare con lui per fare il 99 al punto giusto, perché non volevo fare una cosa forzata. E quindi eccoci qua. Non faremo questi livelli adesso, perché meritano spazio. Otterremo cose interessanti da questi livelli sfera, ragazzi. Ma ora... Ma hai portato tutti i tipi di mostri della piana della Bonaccia! Posso finalmente riaprire lo Zolab! Quasi dimenticavo! La tua ricompensa. Non so se potrei aprirlo, io non ci riesco. Oh. Non ci riesci? Lo specchio offuscato sta reagendo. Usi lo specchio offuscato? Non ha abbastanza potere. Esatto. Coi mostri che mi hai portato della piana della Bonaccia ho elaborato un prototipo formidabile. Ecco, quando si danno, no, la massima unità dei mostri di un'area, si ottiene un premio allo stesso livello di rarità di quello che abbiamo visto fino ad ora con i premi del Chocobo, con i reward della corsa, eccetera, eccetera, eccetera. Qui stiamo davvero toccando, ragazzi, in questo finale di episodio, l'apice di quello che è il vero endgame di Final Fantasy X, senza poterne avere appunto, risultati a conseguenze. Ma stiamo mettendo i pezzi del puzzle e il disegno sta uscendo fuori. 60 unità di vento dell'oltremondo. Vuoi cimentarti nell'impresa? La prima volta è gratis. Ebbene, non solo lo faremo, ma lo faremo con le armi di cattura. Siamo decisamente forti, no? Siamo ben oltre il livello base, ormai fondamentalmente abbiamo costruito un party estremamente potente, ma... Insomma, credetemi, questa in realtà è una battuta... e una sorta di recitazione da prima volta, solo per metà. Voglio mettervi un po' di aspettativa, perché sappiate che nel prossimo episodio vedrete quanto il nostro equipaggiamento è stato in qualche modo distrutto. Ho buttato via tutto ciò che avevamo. Si sta per aprire una nuova pagina nello spirito dell'esperto e nel futuro di questo party. Ho delle idee e voglio mostrarvele, ma non è ancora il momento. Sarebbe troppo, troppo soffocante in questo episodio cose, quindi la prossima volta verso il Monte Gagazet avrete delle sorprese, ve lo prometto. Però che dire, battuta o meno? Certamente, è un boss segreto, sono curioso! Ok, allora, permettetemi di giocare alla recita, ok? Ora cerchiamo di viverla come se fosse una prima volta e farò un po' il finto tonto facendo qualche voce scema. Ossia, è vero, esteticamente molto deludente, è letteralmente qualcosa che abbiamo visto prima. Già, però, e questo non è assolutamente recitativo, purtroppo non è esattamente una bellissima creatura, non è un buon punto d'inizio, secondo me, per presentare i segreti dello Zolab. Tuttavia, che dire, abbiamo dinanzi una creatura elementale che sappiamo fa idrorespiro, attacchi dell'elemento tuono, per quanto possa essere forte, sicuramente un turbo di Waka la ucciderebbe con un colpo. Siamo tremendamente oltre il punto dove dovremmo trovarci, intesi come, no, damage output. Però prendiamola sul serio. Yuna, qualora facessi idrorespiro, tu sei la nostra curatrice, e ora come ora, per quanto una stega farebbe la sua porca figura, non è il party migliore per sconfiggere una chimera questo. Quindi, magia bianca. Paraidro. Ottimo. Oh, oh. Questo era un attacco singolo da quasi 4000 danni. È decisamente un boss nascosto. E non ha fatto l'attacco che speravamo. Indi per cui proviamo a... Sicuramente immune a Moviola, nessuno si stupirebbe di questo, no? Quindi
finalmente utilizziamoti come maga bianca. Hai ancora un turno. Ok, allora. Purtroppo nessuno qui è protetto da paraidro, però a questo punto potenziamo Yuna piuttosto. Oh, oh, oh! Sta andando male la piccola Yuna. Cerchiamo di costruirci una bella difesa. Allora, chissà se per caso ha un ordine di turni, no? Ecco, questi sono tutti quei ragionamenti, quando si prende sul serio un boss, no? Che è lecito fare. Siamo veloci. Io direi di vedere un po' cosa possiamo fare. Lulu, non farti uccidere. Magia bianca, abbiamo Yuna con Paraidro e Parathunder, Tidus con Parathunder e lei, ok, di nuovo, Paraidro. È molto importante salvare il party, se fa più di 3000 danni a tutti, no? E ora finalmente possiamo cominciare a menare le mani. Vogliamo farlo in maniera seria? D'altronde, non è un attack reels. Non credo lo shotteremo, no? Vai, Tidus! Quanti HP avrà? 30, 40.000, 50. Probabilmente il suo punto di forza è proprio l'attacco. Ok, e ora di nuovo un bel parablitz. Non si sa mai. Possiamo provare a scoprire quanti HP ha attraverso, ma certo, no? Antima. Mi aspetto tanto danno. E invece 8.000 con un colpo fisico. Questo è qualcosa che speravo vedeste. La situazione è un po' fuori controllo, quindi comincio ad avere seri dubbi. Si comincia ad avere seri dubbi. Avrei forse dovuto attaccare direttamente con Attack Reels? Cosa ci aspetta? Io direi di insistere. Guardate! Forza! Muori! Ha! Fregata! Visto? E ora che facciamo? Toccata, no? Toccata! Toccata! Un altro flare! Come può non morire? Com'è possibile che non muoia? Credo che questo, scherzi a parte, sia il primo impatto che tutti bene o male abbiamo avuto con questa boss fight. No? Un impatto memorabile, estremamente memorabile. D'altronde, se anche cercassi di fare del mio meglio... Lulu! Non basta. Non basta. Ora parliamone un attimo, perché... in realtà... finalmente vi voglio dare un finale all'episodio. Memorabile. Eccoci qua. E no. No, 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 no. Un attacco prioritario alleato che mi è successo a caso non è assolutamente qualcosa che posso gestire, perché la faremo a pezzi. A pezzi. Perché vedete, il trucco, il gioco in questo finale è che in realtà, anche senza aver fatto il nostro percorso in questa serie come ho fatto con il party attuale o con il farming eccetera eccetera eccetera, credetemi, la Chimera X o Chimera Geist in inglese è una creatura estremamente abbordabile. Molto molto più semplice di quel che sembra se si gioca bene, proprio perché, di nuovo, grande il sistema di combattimento del 10, si usano bene i turni, se si usano bene
è vinta. Yuna può usare Ioni come scudo prima dei turni della Chimera. Astega fa una porca figura, eccetera, eccetera, eccetera. Perché vedete, Chimera X ha un'immunità a quasi ogni status, salvo Doom, la sentenza, ma non è esattamente intelligente sfruttarla. E beh, è quasi debole ad Antiscutum, ma lascia un po' il tempo che trova, è comunque un rischio. Auron non è proprio il tipo di membro del party che porterei qui contro di lei. Ha 120.000 HP, che sembrano tanti, ma vi ricordo che Attack Reels ne fa 12, no? E quindi, in realtà, nell'istante nel quale abbiamo un attacco prioritario, non arriverebbe il suo turno. Non arriverebbe, non può arrivare il suo turno. È finita, non può vincere. Ma perché? Perché abbiamo un gruppo forte. Immaginando un gruppo più debole, si potrebbe gestire appunto difesa, attacco, buff, cura. E con un minimo di fortuna, quel pizzico che non faccia magari qualcosa di sfortunato nel momento sbagliato, che si faccia un errore di distrazione, alla fine ricordatevi che le intelligenze artificiali di questi boss hanno sempre dei pattern, sono tutte leggibili e si può quindi imparare a memoria come sconfiggerle, beh, diciamo che in un modo o nell'altro si vince. Quindi ora io chiamerei Tidus e andrei a cambiare completamente le carte in tavola, perché non era il gioco del cerchiamo la chance dell'attacco prioritario. Gambe. Ok, pronti. Ovviamente può capitare anche un attacco prioritario nemico. In quel caso si possono volgere gli occhi al cielo e aspettare la fine, ma insomma, questa è la velocità attuale della creatura e ovviamente, che dire, Lulu è in fondo, ma potrò perlomeno parlarvi della sua chicca, che penso ormai tutti abbiate già capito. Ossia, che cosa succede se tramite Riku, come vi ho promesso, io faccio questo? Ali per l'ignoto per 2. Oh sì. Ecco qua. Ora, vi ho già spiegato come funziona. Sappiate che una cosa del genere porta qualunque sfida, e ripeto, qualunque sfida od ostacolo presente nella storyline del gioco ad essere polvere. Niente può anche sol pensare o sperare di essere una sorta di pericolo. Zero. Fine del gioco. Però, ovviamente, devi scoprire che le ali per l'ignoto possono creare questo. Tuttavia, è un premio abbastanza semplice da ottenere in una side quest non troppo nascosta, quindi... Ok, ci siamo capiti. Ora, che succede? 120.000 HP. 12 attacchi. Quanti gliene rimangono? Vai! E ora... cosa farà la nostra chimera? Attacca colui il quale le ha fatto tanto male. Perfetto. Ovviamente chi attacca è completamente randomico, quindi avrebbe potuto ucciderci Lulu e toglierci la soddisfazione di questa chicca. Ora, in cosa consiste? Duh, mi direte, no? D'accordo. Ovviamente il fatto che la tentazione... prima con Flare ha fatto la figuraccia. Certo, 3 incantesimi, danno anche molto abbassato, il punto di quello che rende obsoleta Lulu è proprio questo. Tra l'altro non può farlo con altro che non siano magie nere. Questa è una grandissima fregatura. Che succede però? Che gli incantesimi di livello basso, Fire, Thunder, Hydro e Blizzard, anche se nel cursore ho fatto al contrario, ma vabbè, sono estremamente più semplici e in base a quanto alta è la sua magia, tanto più veloce può essere il cast. Ecco, meglio. Tanto più veloce può essere la carica dei cast e quindi il numero di incantesimi lanciati. Se ognuno di essi fa 9.999, si può arrivare, garantisco, a fare più di quello che fa Wack, ok? Perché diventa obsoleta allora se Wack fa praticamente 120.000 HP e Lulu magari arriva a farne anche 160.000, 180.000? Che avremo modo di superare di gran lunga questi tipi di danno. Ma non voglio ancora spoilerarvelo, nonostante sia lo spirito dell'esperto. Nel prossimo episodio, promesso, il prossimo episodio, per questo non lo faccio, chi è blind avrà la sorpresona. Anche se Bahamut penso che abbia dato un certo indizio. Ora, che succede con Chimera? Che lei assorbe, scusate, no, è immune a tutti gli elementi oscuri. Solo il sacro può danneggiarla. E quindi non è qui che vi mostrerò la chicca, ma ve l'ho presentata. Ve ne farò vedere un'altra, simpatica e memorabile. Qualcosa che tutti noi, che sia nell'endgame o tramite quartetto,
ha fatto almeno una volta nella propria esperienza da appassionato. Ossia... Ragazzi, preparatevi a un prossimo episodio. Non vedo l'ora. Alla prossima! Oh oh oh.